Buonasera a tutti, cari amici del Castello Infestato. Io sono HP7 Sax e oggi siamo tornati su Assassin's Creed Revelation per continuare e rifinire la nostra storia prima di addentrarci in una serie di Assassin's Creed un po' più vasti dal 3 in poi, se si intende. Oggi è uscito Valhalla, quei bastardi della Ubisoft non me l'hanno fatto arrivare per tempo, mi arriverà domani, mi hanno addirittura mandato il codice. Della missione aggiuntiva che era prevista con il preordine, la via del Berserker, non so come dirlo. Come vi avevo annunciato nel finale dello scorso episodio, oggi cominceremo con i DLC del gioco, o comunque con un contenuto aggiuntivo importante che è il passato di Desmond, per questo l'episodio si chiama Desmond, e nel prossimo episodio finiremo, penso, suppongo, con l'archivio perduto. Io direi di cominciare perché è già lunga, Matt verrà. Andiamo. Vi preannuncio che non è come normale gameplay, è molto particolare come narrazione, sarà tutto molto pieno di dialoghi. Lo di cose interessanti. Incredibile. Questo deve essere il nucleo dell'Animus. Niente simulazioni, niente ambienti. Non mi sento nemmeno il corpo. Sono solo dati grezzi. Ma sono sempre io? O sono una specie di programma? Ed eccoci, ragazzi. Dovremmo esplorare in prima persona in stile esplora anche tu i monumenti del mondo nel simulatore online di simulatori. Dovremmo fare questo: saltare, camminare, risolvere enigmi. Desmond parlerà un po' della sua storia, da quando è nato, della sua fattoria, del Peter Parker. Oh, stavo cadendo, porca miseria. E ho richiesto espressamente una mano d'aiuto poiché potrebbero risultare un po', come dire, stantii come avventure, però sono importanti ai fini della trama. Il passato di Desmond, il protagonista del nostro presente, È quanto mai casa. fondamentale. Ci sono nato qui. La fattoria. Sì, la chiamavano la fattoria. I miei, una ventina di coppie, alcuni bambini. Una comunità. Nascosta. Come avevo detto, Desmond viveva in questa specie di fattoria, Piccole Saliamo. case sulle Black Hills. Già, cieli tersi. Legna bruciata. Vento e puzza di gasolio. I generatori che andavano giorno e notte. Me lo ricordo. Vivevamo con poco, quasi come nomadi. Lontani da tutto. Pronti a far fagotto e a filare in qualunque momento. Se ci avessero trovati. Se loro ci avessero trovati. Loro i templari, chiaramente, ragazzi. Non so quale sarà il destino di Valhalla, perché ancora Matt non ha finito Odyssey, il cazzo che l'ha finito. La fattoria. Sì. Non che ci somigliasse molto a una Ciao vera Ciccio, fattoria. Coltivavamo come va? A posto? qualcosa. Ciccio Torre scrive. Non ricordo che ci fossero animali. Magari qualche cane. A posto, tutto bene, sto streamando i DLC di Valhalla, sì, di Revelation. Manca solo questo ormai della storia da streamare. C'è rumore, ma credo sia qualcosa lassù, ma non so come ci si arriva. E una volta che finirò questo, dovrebbe partire Valhalla giovedì, ma non so se il mio amico riesce a comprarselo in tempo. Io l'ho ordinato, dovrebbe arrivarmi domani. Doveva arrivare oggi, invece no, mi hanno fatto soffrire quei monelli. Gli assassini. Ritardo per il Covid. Sono nato fra loro, non è stata una scelta. È stato come un diritto di nascita. Tu sei un assassino, mi dicevano. Sì, lo sono. Che cosa voleva dire? Sei uno che ammazza le Fin da quando persone e ero merita la piccolo, galera. non smettevano di ripetermelo. Sei un assassino. Sei un assassino. E questo è il nostro credo. Un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della Nulla terra. è reale. Cosa?
Che cosa intendevano? Un mondo senza scopo? Un mondo senza scope. Problematico per il 6 di gennaio. Tutto è lecito. Tutto è lecito? Tutto è lecito. Ah, ok, ecco perché non capivo. Dobbiamo salire, suppongo. Sarà molto più interattivo e non semplicemente una camminata. Avremo il potere di creare blocchi più avanti. La zanzara mi gira intorno, mannaggia la sua madre. Sono fatto anche del male senza motivo, perché non sono riuscito ad ammazzarla. Tiki 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 Ci tiki tiki tiki. stanno cercando e non si fermeranno finché non saremo tutti morti. Opla. Ah. Certo, per un po' ci ho creduto. Ma non ho mai capito. E questo è il problema quando nasci in una situazione simile. Credere senza capire. Giù. Erano tutti così seri. Ma anche spaventati. Tutti quei discorsi su assassini e templari, sulla fine del mondo. Argomento molto importante alla fine del mondo per il prossimo Assassin's Creed, che è proprio il 3 che giocherà il nostro Dave. Io non so se in 2 episodi riesco a finire tutto, lo spero. Vivi secondo il credo, Desmond. Acquisisci il potere. Premere 2 per generare. Ecco, come vi avevo detto. Mo so cazzi. Mi giocherà a Minecraft. Sarà che era uscito da poco, quindi è venuta la brillante idea alla Ubisoft di fare sta cosa. Ognuno ha i propri limiti, immagino. Non ricordo quando è che smisi di credere, quando iniziai a fregarmene. Possiamo cambiare forma. Che palle sti enigmi così, ma no, non me li ricordo. Segniamo giù. Ok. R2. R2. Ovviamente se tocchiamo sti cosi, spariamo, ci desincronizziamo. Sembrava tutto così stupido. Non potevo sentire la parola templare senza ridere, per non parlare di assassino. E invece Desmond, guarda, ci sei dentro fino a un capo e collo. Porca la miseria, mi sa che qui ci sarà da scendere. Questo coso si muove. Ok. Porco. Rompelo. Una La prendi la guerra antica, PS5? Sì, dicevano, se una lotta fossi. infinita. L'avrei Non anche mi preordinata, fidavo. ma non ci sono Annoiare un bambino con storie di guerra, le chi l'avrebbe quantità. detto? Però sì, riprenderla la prendo. La prendo e come, sì. Infatti Spider-Man Miles Morales volevo prendere in Ultimate Edition per PlayStation 5, ma. Come blocco. Ma le copie della PS sono finite subito. Magari con questa Immagino che scusa. fossi solo in mezzo alla folla. Se avessi potuto dirlo a qualcuno, forse mi avrebbero dato retta. Dicevo, vedo se ha Se solo potessi difetti tornare indietro, tecnici, meccanici. che mi dispiace. Praticamente qualcuno ne scopa sempre diversi i primi giorni all'uscita. Poi magari rilasciano anche una versione nera che sarebbe molto più figa della bianca, per quanto la bianca, insomma, che faccia schifo. A me piace abbastanza anche quella. I'm still standing. Yeah, aspetta, ma qui è l'inizio. Ah, forse dobbiamo salire in quel punto dove prima vi dicevo che sento qualcosa suonare, ma forse non potevamo entrarci. I'm still standing. Yeah. Qui. Oh, che ansia. Ah, abbiamo finito la prima sequenza in 10 minuti. Ragazzi, mi sa che se ci sbrighiamo, se è così veloce, evidentemente, cominciamo anche l'archivio perduto. E tu Ciccio, la prendi la PlayStation 5? I'm still standing. Oh, grazie Sharkfire03 per averci seguito. Grazie mille. Apprezziamo moltissimo che tu abbia dato fiducia al castello infestato. Andiamo ragazzi, seconda sequenza. Addestramento si chiama.
I'm still standing, yeah. Però no, in seguito si vede. Mi sembra giusto, dai il tempo al tempo. Dai tempo al tempo, senza il. Magari, sicuramente faranno una versione slim tra qualche anno, meno ingombrante. Sequenza mnemonica archiviata. Tiki Ricalibrando la tiki tiki gamma tiki tiki artificiale tiki degli tiki tiki. Animus. Sicuramente dicevo, uscirà una versione slim meno ingombrante al solito, un po' come è stato per questa console, un po' come è stato per tutte le console del vero. La campanella del mattino. Quanto la odiavo. 5 giorni a settimana, poco prima dell'alba. In piedi prima del gallo. Io e gli altri bambini. Coraggio, Desmond, alzati. Tu che hai Esercizio giocato qualche Assassin's Creed obbligatorio. Ciccio? Un Non mi ricordo tuffo se nel tronco questi di nuovi li hai Pasqua. giocati, Appena Odyssey, finito, porgo il succo Origins. di mela per colazione. Avena col burro e succo di mela. Matruzza. Matt! Benvenuto! Buonasera, buonasera. Ma che c'è? Hai appena iniziato e hai già fatto un follower, stronzo. Follower, sì. Ciao, ciao Sharkfire, benvenuto nel castello infestato. Come va? Tutto bene? C'è anche mio cugino Francesco, si parlava un po' di next gen perché. Ho notato. Buonasera, Checkfire. Come va? Chi sei? Presentati. Che ci fai qua? Dici un Che po' di cos'è te, che fai? dici un po' di te. E Perché sei ammettilo, sceso negli inferi di Twitch? a colpirti è stato la meccanica Minecraft di questa sezione di gioco. Vero? Molto bella, Sicuramente. divertente. Meno male che ci Proprio sono lui, io questi e Emilia, spettatori prima dei stupendi giorni. che riescono a spezzare un po' Com'era bello. la Mi piacevano quei giorni sul semi-monotonia, no? dormire. Perché è Il un po' silenzio, monotono. l'aria Sì, aperta, non ricordo l'oscurità DLC, della foresta, non l'ho mai finito, diciamo, rumore l'ho di passi intorno ai vari. iniziato, Si non vede Rapid City da qui? lo feci. No, no, è molto più Gioca a est. Syndicate, Gioca a dice. Syndicate, grande. Io Bella. lo porto io a Syndicate tra qualche mese. Questa velocità. Non abbiamo. Syndicate comunque lo porterò io dopo Unity quando sarà. Ma giovedì. Giovedì cominciava la Matt, dimmelo tu. Penso di sì, perché penso di comprarmelo dal coso che tu mi hai Da mandato. donato, ok. Ah, ma Ha donato! A me, detto Grazie. onestamente, ovviamente io non sono Dio, non ti posso dare conferma, mi sembra affidabile, un sacco di feedback, un sacco di Vabbè, io persone. voglio fidarmi, voglio Ma vedere. no, di me non ti Ma non di fidare, idea, se ti, non di idea, ecco, infatti. ma che c'entra? È ovvio che mi Mi cago fidi, in non mano. c'entra. Mi cago in mano. Intendo, voglio provare a fidarmi di esso. Noi non abbiamo avuto mai Assassin's Creed. Ho visto Odyssey dallo SharePlay di un mio amico e non è affatto male. Sì, è un buon capitolo Odyssey, divertente. Molto lungo, Ma insomma, di ma. dove Dove sei, Sharkfire? sei, 03. Sharkfire? Penso che Vai, 03 vai. sia l'anno di nascita. 03. Un po' Penso. Poi, può come darsi. 05. Un po' come 05 Esatto. l'anno di nascita di Ciccio. Ed Infatti. è il grande Ciccio. Ciccio. Guardi, Ciccio. ci mettiamo l'anno Ciccio di bello. nascita dopo l'underscore. No, io ho mai fatto in vita mia. Questo è per accoglienza, ho avuto l'interruttore. Sei Sì. veramente un sir, come cazzo si toglie. Maiale, meno Come si toglievano i male. blocchi? No. Ah, forse non posso togliergli i blocchi se sono sopra il blocco. Ah, ok, si disintegra da solo a un certo punto. Valhalla, io sto fremendo Matt per Valhalla, lo sai che è in ritardo il mio Valhalla. Dicevano che avrebbero Vabbè. mandato. Campobello di Licata! Ah, e allora è un amico di Sì, Ciccio? davvero? Appunto, quindi Ciccio ti ha mandato Ciccio, è un amico almeno. tuo, Ciccio? E se no è una fortuita Sì, coincidenza siamo che amici. hai Ma fatto chi è? Ma chi è? esattamente. Lo conosco, probabilmente lo conosco. Eh sì, perché là diciamo che. Gli ho detto di venire. Ah, grazie, Ah, Ciccio. grazie, grazie mille, ci vuole Apprezzo. gente. I'm still standing. No, non credo che lo conosci. Vabbè, a posto. Io avevo puntato o su San Filippo o su Michele Vella. Ma mi sa che non è nessuno dei due. Qui, Io intanto ragazzi. Porco! monto per voi. Sono saltato in aria. Bambini biondi morti! E Bambini biondi morti! Basta. poi c'è un intercalare che non è mio abitudine dire. Un intercalare Eccolo che non è mia in live. abitudine dire. No, neanche in live è mia abitudine dire quel tipo di No, intercalare. dico, no, io evito in live, dico. Ah, sì.
Dove cazzo devo andare? Madonna, se è confusionario sto gioco. Questo, ragazzi, è tipo il DLC, no, di Revelation dedicato al passato di Desmond. Però il tuo amico che gioca a Syndicate, non so se conosce Desmond, perché insomma, Desmond c'è poco e niente in Syndicate. Ma non è che sono venuto da qui, non sto, no, però mi catapulterebbe in un'altra parte se fossi venuto da qui. Dove devo andare? Sono confuso. Mi ricorda molto Codice Lyoko questo livello. Non so se hai presente Codice Lyoko. Sì, certo, no, non te lo ricordi che ne parlavamo pure. Il God Lyoko. Peccato che la serie live action abbia fatto così cagare che da aver cancellata. Cioè, ha fatto cagare anche a me. Nel senso, proprio era brutto. Ah, qua sotto devo andare, guarda tu. Bello, God Lyoko era veramente bello. bello. E poi era una produzione francese. Oddio, mi Ah, sì. ricordo! Sì, della. Aia. Moonscope, che è francese. Non Scoop. vedo l'ora che finisca gli Uncharted, li hai giocati tutti gli Uncharted tu, Ciccio? Però parliamo ne spo se ne vogliamo parlare, parliamo ne spoiler free di Uncharted, perché ancora Matt non l'ha giocato. Sì, aia, porca Sì, miseria. sì, 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 no, no. Sì. No, cazzo. Sì, durante la quarantena li ho giocati tutti, compreso Lost Legacy. Lo spin-off con Chloe e Niente, Nadine. niente, niente. Cascia del programma di montaggio. Che se no vabbè. No, lo spin-off no, è anche bello, lo sai, è abbastanza lungo. Infatti, Miles Morales sarà sulla. Porco di Giuda. Ah, io qui ci posso andare. Di Ma fatto malissimo. io qui non muoio. È bello anche con quello spin-off, lo trovi a niente, a 10 euro forse, anche meno. Visto che di partenza il prezzo era 30 euro, capito? Proprio regalato. Qual è il tuo Uncharted preferito, Ciccio? Cosa cazzo è successo? E 4 per me Uncharted è un continuo a scendere. Dall'1 al 4 sono un continuo a migliorarsi. Anche se a Sabaku non so se lo sai, Matt, ma il 3 non gli è piaciuto. Male E Uncharted a che. Cioè. Sabaku non gli è piaciuto. Ah, non lo sapevo. Ma ancora manco ci ho giocato, quindi non avrei che opinione dargli. A me invece è piaciuto molto. Non ha spiegato il motivo, che ha detto, l'ha spiegato nel video di The Last of Us Part 2. Ha detto non è momento di spiegare i motivi, ma insomma, questo e quest'altro. Non è piaciuto. A me invece è piaciuto moltissimo. Per me, come ti ho detto, è un continuo a scendere. Perché sento qui degli sbirciclucchi. L'unica cosa che non mi aspettavo di Uncharted è del 4, come finisce, però senza andare troppo nei dettagli. Non me l'aspettavo. Viene del genere. Oddio, sono tutti uguali dei collezionabili. In tutti i giochi. Ma io lo prendo quel cubo, dai. Non so a cosa serve, ma io lo prendo. Finale davvero inaspettato, ma bellissimo. Io, diciamo, parlo un po' più per l'esito del finale, non tanto per che cosa succede nel finale. Poi magari te lo scrivo in chat privato, insomma, non devi evitare. Sì. Sì, Allora. sì, sì, sì. Matt, ma tu Che Odyssey. guerra è questa? Stavo montando il Per mon. che cosa combattiamo? Siamo a meno Dice zero, pure. domani andiamo a meno uno. Sono Domani andiamo a più uno, indispensabile. anzi. Tenevano tutto La nascosto. Madonna. Un'aria di Si mistero. può. Per il mio bene, dicevano. Mi divertirò a contare i giorni che sono Così passati. rimanevamo nascosti. Dal I soldati giorno sulle zero. Black Hills. Se qualcuno avesse saputo chi eravamo o che cosa Oh, facevamo, c'avevo sarebbero la. stati guai. Sono Ciccio, ovunque, Desmond. ma tu Ho sei a le mani didattica a nelle distanza, cose. giusto? Politica, guerra, finanze, Perché sei al liceo. tecnologia, agricoltura. La gente dorme e mentre sogna, l'abstergo costruisce un incubo. Abstergo. Prima Testimone di volta che vidi bastone qualcuno scrive, era sulle ciao! spalle di Sì Jessica. che sbocco, Gli scrive arrivarono. Ciccio. Rise quando glielo chiesi.
Non si riesce a evitare. Mi dispiace, Ciccio, che ti fa sboccare la dietica a distanza. Ognuno sceglie le sue battaglie. A noi è piaciuta tanto. Mi disse che un'abitazione americana media contiene una trentina di prodotti. Porco Giuda. Tentare di eliminarli con dei momenti meravigliosi di era un lavoro a tempo di non fare un cazzo, di epicness. Ma io devo dire che al momento l'università sto facendo a distanza per una serie di costrizioni eccetera eccetera, e devo dire che tendete non posso stare perché non ma appartiene, ecco, io a me l'università alcune volte porco Giuda mi piace fare a distanza, però io vorrei andarci di presenza. Un fallo perché sia vivo. Sì, è mio cugino testimone. Però ha una buona importanza perché non vive nella mia stessa città, quindi diciamo che è come se fosse un follower a tutti gli effetti, no? È come se si fosse un follower a tutti gli effetti. Anche perché non lo vedo da luglio, no. Quindi sì, si può considerare strano. Sghierzo, Giuccio, ovviamente sghierzo. Invece tu testimone, maledizione, ieri sera non sei venuto per Spider-Man, sono profondamente offeso dalla tua mancanza. Non si fa. Sono profondamente offeso dalla tua mancanza, testimone. Porco di Giuda, testimone, sono offeso veramente tanto. Sappi che... No, testimone. Quindi sì, testimone, ho cominciato Spider-Man per PlayStation 4. Quello che tu dicevi, no, faccio le no hit. Anche io ieri ho fatto diverse no hit. Ho aperto il culo a Shocker senza farmi toccare le mele. Ora siamo su Revelation, no? Anche se sembra più Minecraft Elon Musk Edition per tutte queste cose. Tutte queste cose luccicose, no? Questi labstergo. Mamma e papà lo facevano sembrare spaventoso, però a me non faceva paura. Un volto, ma l'unica cosa che vedevo era una confezione di analgesico. Senza di te non posso stare perché non mi appartiene. Perché mi piaci tu. Sì, l'ho mangiato. Senza di te non posso stare. Ti voglio troppo bene. Ma voglio troppo bene. Sì. Io ragazzi sono qua per dire sì, no, e testimone, non andare via. E invece lui è andato, è sparito, è tornato. Pum. Visto ragazzi? Che pro? E sì. No. Sì. Ah, ho bevuto un pochettino, sì. Allora. Passe rotto, non andare via. Giovanotto. Na. Giovanotto, non andare via. Attenzione. Attenzione. Giovanotto. Per me è pagina. Comunque vado perché devo andare a ripassare dritto. Se riesco presto torno, ci sentiamo. Tranquillo Ciccio, fai tranquillo. Anzi apprezzo molto che sei passato. Buono studio di diritto anche se sono le 10. Cioccolato non andare via. Bastoncino non andare via. Oh ia. Quello che mi spaventava era l'addestramento. Scapolotta sudore, non andare via. E ogni tanto un labbro spaccato. Scapolotta. Dove volevano spingermi? Scapolottina numero 1. Come sarà finita scapolottina numero 3? Non riuscivo a sopportarlo. Che senso aveva? Per anni e anni pensai che ci fosse una catastrofe imminente. Non sapevo che cosa aspettarmi. Scapolotto, non andare via. Matteo Leotta, gli piace la mignotta, Teo Leotta. Un giorno capirai, vedrai, tutto questo disagio sarà falso a qualcosa. Ma la leggenda narra che ti piacciono le mignotte, è vero? Se fossero stati più onesti con me, se mi avessero mostrato delle cose, dei posti, forse avrebbe avuto più senso. Anche le femmine gli piacciono, le femmine. Cosa gli piacciono?
Anche alle femmine gli piacciono le femmine. Passerotto, non andare via. Benissimo ragazzi, seconda sequenza completata su 5. Passerotto, non andare via. Si sente Matteo, tu che stai montando. Ah sì? Ma lei cambia la categoria, giusto? No, 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 non ci fa niente, si sente tipo wattato. Testimone di bastone scrive passerotto. Passerotto, non andare via. Terza, ragazzi. Ragazzi, se finiamo in anticipo, parte 3 fuga. Se finiamo in anticipo cominciamo anche l'archivio perduto. E ci togliamo tutti i pensieri stasera. Stai senza pensieri. Passerotto, non andare via. Passerotto, non passare via. Sequenza mnemonica archiviata. Ricalibratura dei parametri di stasi dell'Animus. Volevo andarmene. Volevo una vita mia. Vivere a modo mio. Passerotto, non andare via. Passerotto, non andare via. Cazzo, passerotto di merda. Rimani qua, brutto stronzo. Ragazzi, noi vogliamo parlare di una cosa che ne parlavamo prima in privata, nel gruppo dei Poltergeist, dei Poltergeist più Edo, che riguarda proprio Assassin's Creed, ok? Testimone scrive: oggi ho notato che sulla copertina del mio libro di francese si vede la posizione del covo degli assassini di AC Unity. Non mi ricordo, Unity l'ho giocato solo una volta, però ben venga che i libri di francese si siano convertiti al credo degli assassini. Non ricordo, era altro che covo, quella cosa era una villa, altro che covo degli assassini. Matteo, non è colpa mia se non ti piace il trampolin compact numero 2. Zitto. Ah, ma mi devo buttare, puttana. Stai facendo? Andando sempre più su. Io stavo salendo tranquillo, tutto fiero, popo Enzo. E stavo dicendo ma prima che c'era un tetto. Ma non è che c'era un tetto, perché sennò salivo. Testimone dice a testimone stavo dicendo prima che testimone interrompesse SSS. Parlavamo prima nel nostro gruppo privato dove ci scambiamo foto hard di minorenni. Ovviamente è ancora tutto legale. Parlavamo di un fatto che ha coinvolto proprio oggi Valhalla da parte di un quello che è probabilmente un attivista con diversi problemi al culo. Chissà. Non faremo i nomi, così non può denunciarmi per diffamazione e posso dirgli tutte le parole che voglio. Non un granché, lo ammetto. Ma chiameremo Giovanna. No, ma è un maschio, se la fino ho scoperto. Perché prima ha messo il cognome e poi ha messo il nome, sto coglione. Ah. Anch'io pensavo fosse una femmina. Io pensavo fosse una grande lesbica di quelle là paurose che sembrava. Magari è un trans. Certo, può essere. E comunque, era gente. Vabbè, comunque. In pratica. Questo tipo o tipa, non so il sesso al quale si è affibbiato, viste le numerose lotte che sta sostenendo contro il nuovo ordine mondiale probabilmente, questa tipa o tipo ha criticato la Ubisoft taggando Assassin's Creed, pagina ufficiale, in inglese si intende, ovviamente in italiano ormai qui in Italia, figurati se ci facciamo di questi problemi qui in Italia. In Italia si stava bene quando si stava con Benito. Ovviamente si scherza. Twitch satira. Twitch, mi raccomando, non bannarci. Tagga la pagina ufficiale di Ubisoft per scrivere che sì, il gioco bello, ma mi sono scordato nella mia recensione di dire una cosa importante. E allega la descrizione di un personaggio che onestamente non è di chi sia, perché per l'appunto non ho giocato ancora il gioco, non l'ho proprio neanche avviato visto che non ce l'ho ancora. Corri del cazzo.
allega una descrizione di un personaggio. Scusate, mentre parlo non riesco ovviamente a giocare, che sono un handicappato, anche se si parla di mettere quattro blocchi. In questa descrizione del personaggio c'era scritto: il suo volto è stato bruciato orribilmente, tradotto in italiano ovviamente perché il posto è in inglese, bruciato orribilmente dalle fiamme. E voi direte: cosa c'è di male in questa descrizione di un normale personaggio? Perché insomma anche in un libro tu puoi trovare un libro fantasy, soprattutto, è pieno di personaggi col volto bruciato, con draghi, draghetti. Porco di Giuda, con draghi e draghetti, giustamente. Cosa c'è di male? Bene. Ha criticato questo tipo alla Ubisoft che ancora nel 2020 si trattino così le deformazioni facciali di una persona bruciata orribilmente. Ma è terribile. Non è possibile che dei programmatori scrivano questo in una descrizione di un personaggio, ma non esiste, non va bene. E la Ubisoft gli ha risposto scrivendo: c'hai ragione, è bello, ci dispiace, correggeremo con la patch. Che intenzioni avessi, Matteo, io lascio a te il resto perché insomma quello fantasioso sei tu alla fine. Io sono un timorato di Dio e non mi va di gridarono. Aspetta, io cominciai a correre. Desmond. Sì, siamo qui tutti in attesa del giorno del giudizio. Aspetta che... Poi tutti quel... Cazzo! Aggiungo poi tutti quel... Cosa vuol dire? Porca puttana! Io mi adesso mi devo mettere i quadretti della gente ubriacata nella camera tra poco. Tutto quello addestramento sto discriminando, cazzo, sì, perché mi fa lo schifo, vedere della pelle bruciata, non fa schifo, sei un pezzo di merda, porca puttana, hanno dei sentimenti quei pezzi di carne, cazzo. Perché la gente non riesce a scollegare le cose? Non riesce a scollegare una cosa. Ma io mi rompo con i compagni pure a pelisarlo, sembra parlare con dei bambini del cazzo. È normale. Che. Normale, anzi no, non lo preciso. Sto cazzo. Perché ognuno può pensare quello che spacca vuole. Può pensare quello che spacca vuole. Può pensare anche che un bruciato, uno stionato è un pezzo di merda. Perché è stato bruciato, sono cazzi suoi, porca puttana. Poi per me può essere malata una persona che pensa una cosa del genere. Ma sti cazzi, non metto lì a piagnucolare. Adesso se mi insultano mio nonno, che me ne frega? Me ne frega relativamente, perché è ovvio che ci rimango male, ma sono cazzi miei, che io ci sto con la testa lì e non dico: oh, guarda che deficiente che pensa quelle cose, ma che me ne frega, porco di quel cazzo del... E la cosa più comica è la Ubisoft che gli cala la testa, come ha detto Salvo. Non ci credo, ci credo perfettamente, ci credo, perché è normale, poveri disgraziati, cosa cazzo devono fare? Buttarsi addosso tutti quei rincoglioniti che sicuramente farebbero quest'ora appena gli prendono. Sì. Sì. Sono venuto, ragazzi. Quanto avreste scommesso che ci sarebbero state non so quante persone che dovevano molto tempo. Camminai per ore quel giorno. In questo momento sto annegando lateralmente. Mi tenne caldo fino a tarda sera. Per atteggiarmi ai rincoglioniti. Non è possibile, non è una cosa concepibile. Quando fece buio trovai una radura. La foto è una cazzo di sinistroide. Sicuro. E si fa capelli a banco. Non potevo credere che un posto e purtroppo finisce lì. Il problema di quest'audio è che finisce.
Se volete vi faccio le versioni 10 ore. Ah, se dovesse venirti in mente se dovesse venirti in mente qualcos'altro in più che insomma ti viene un po' così in mezzo, no, lo puoi dire anche adesso. Per ora no, però sono stanco. Ah, perché, no, dico proprio parliamo del discorso, il fatto che in generale si debba rompere i coglioni per qualsiasi cosa, anche quando non c'è nessun tipo di discriminazione. Ma io in generale lo ripeto ora in live, proprio in diretta. Ma che cazzo avete problemi? Cioè, ragazzi, non è possibile. Non è una cosa concepibile. E voi mettete lì a scassare il cazzo sulle persone, cosa dicono, cosa pensano, opere d'arte. Perché alla fine il videogioco è questo, un'opera d'arte. Tu ti metti lì, fa quello. Ah, no, ha detto che è ostionato e fa schifo. Poi, dai, ragazzi. Questo, qualcuno mi disse. Ma che vuol dire? Ma vi prego. Se ma perché voi vi scoperete della pelle bruciata? No, vi scoperete un ostionato, voi li toccassi vostro. Ma voi. Cioè. Fareste che carino, che bello. Non è body shaming, non è. Così è, ma anche se lo fosse, cazzi loro, io non lo capisco, io non capisco in generale queste lotte assegnate per queste cazzo di questioni. Ma poi fosse un insulto, è una descrizione di un personaggio. Ragazzi, ma come dire la bruciatura deve essere bella? No, non è una bruciatura, è una bruciatura. No, è perché c'è scritto horrible bad, perché è orribilmente è bruciato orribilmente, perché ha provato molto dolore durante la bruciatura. Ma è normale, è il dolore, perché ha bruciato. Poi continua con, cioè, ha una faccia disgustosa, dopo c'è il continuo. Ma chi se ne fa? Ma perché? La faccia piacevole, non lo so, ti baceresti ogni parte della bruciatura. Come se ogni bruciatura in faccia fosse quella alle altre. Beh, magari gli hanno messo la faccia nella lava e quindi adesso è il mastino. Vabbè, mo muore. Testimone scrive: che testa di cazzo, ma poi critica tanto una bruciatura. Ma se vedessi il mio personaggio di Fallout 4, cosa penserebbe? Si impiccherebbe. Ma non è che critica il design, cioè che ha la bruciatura, critica che secondo la Ubisoft avere una bruciatura in faccia è una cosa orribile. Ma capisci che non stanno in capo all'intera, perché non c'è niente di male nel descrivere un personaggio con la faccia orribilmente bruciata. Ma per lei per lei c'è qualcosa di male, capito? Ma è stato sfigurato, poverino. Il problema è se lei pensasse questo, sti cazzi, ma che me ne frega, puoi pensare quel che vuoi, può anche scrivere quello che vuole, lo puoi scrivere pure, però adesso non si ci può mettere lì a fare un boicottaggio a mettersi lì a dire no, Ubisoft sei stronza perché ci hai messo questo. Ma vai a fanculo, non mi puoi dire una cosa del genere perché ti fa la descrizione di un personaggio. Ma quelli potranno, ma a prescindere da, a parte che lei sta insinuando il fatto che Ubisoft, cioè, e Ubisoft gli ha scritto no, è stato fatto accidentalmente, mi dispiace, ma che cazzo, ma pure tu che ci vai da presso, ma che cosa, ma non è vero, ma non dire cazzate, accidentalmente, ma accidenti, no, l'hai fatto scientemente, non l'avrei fatto. Risalire dal sottosuolo, non l'avrei con fatto un morto vivente, per il sole, con la luce che mi accende. Offendere. Non l'avrei fatto per la passeggiata di 10 minuti. Non l'avrà fatto per offendere. Non l'avrà fatto per offendere. Ma sti cazzi, anche l'avesse voluto fare per offendere. Ma io dico, a prescindere da questo, non l'ha fatto per offendere, è una descrizione. È una descrizione. È una cazzo di descrizione. Si frega, non l'ha fatto neanche accidentalmente, l'hai fatto appositamente, non hai fatto un'offesa appositamente, ma è ovvio, non è fatto ai fini di offendere e di discriminare. Vedete, allora, questa mi pare che c'è una sindrome, non c'è una sindrome, c'è un nome di una patologia mentale, si chiama paranoia, e vedere ogni cazzo di cosa, o in ogni cazzo di cosa una minaccia, vedere in ogni santissima cosa una minaccia. C'è in ogni cosa, c'è discriminazione. Per questa gente in ogni cosa c'è discriminazione. Appena c'è un commento, ragazzi, il commento su qualcosa, l'opinione su qualcosa, non ti rende un discriminante, una persona che discrimina. Discriminatoria.
non mi viene. Come il proprietario avesse una piccola conta. Un discriminatore. Un discriminatore. Non sei un discriminatore. Il discriminatore è quello che pensa. Ridevo del mio passato. Dice e fa in modo da dire non che esistano delle differenze. Perché ragazzi, le differenze ci sono. Ci sono, non è quello il problema. Non è dire che una differenza sia meglio di un'altra, quella è, o che una differenza sia peggiore di un'altra, quello è discriminare. L'agire, l'attivarsi per appossare in vere gruppi di persone per una determinata azione, per una determinata caratterizzazione del fisico, della morale, eccetera, eccetera. Se per questo, allora, se proprio uno la vuole proprio dire, allora anche noi che mettiamo in galera che ha fatti i reali è una discriminazione, a tutti gli effetti è una discriminazione. Perché tu dici, quello ha compiuto un'azione, gente che ci si quell'azione fa schifo, lo non metto so in galera. Lì ci volevano tanti è una soldi discriminazione a tutti gli effetti, se prendiamo la definizione così e com'è. Non c'entra un cazzo, non c'entra niente. Il problema è quando la discriminazione va a affossare un gruppo di persone, va a distruggere un regime sociale e basta, quando uno non può vivere perché è discriminato, è diverso. Più mi mancava la mia famiglia, più mi odiavo per questo. Quando uno lo butti in galera, perché quello là, se no, distrugge una società intera, perché tu dici, vabbè, quello ammazza, sì, saranno cazzi suoi, però, dico, se tutti allora iniziamo, se questo lo lascia a piedi di sì, zac, iniziano a ammazzare, che se adesso facciamo? Non possiamo fare niente. E quindi la società va in rovina, allora che faccio? Lo butto in galera, lo confino, gli faccio capire, no, questa cosa non la puoi fare in società, tu la puoi pensare come vuoi, però questa cosa in società non la puoi fare. Vabbè, sti cazzi. Ma tu, che te ne vai in giro a... anche perché anche lì, la discriminazione, ragazzi, è sempre anche un qualcosa creato e distinto dall'essere umano. Perché noi facciamo, sezioniamo le violenze, abbiamo questo, io sono contro la violenza in generale, questa cosa di fare la violenza contro le donne, la violenza contro i bambini, la violenza contro i neri, la violenza contro i disabili, la violenza dei cani, secondo me è una cazzata, uno dovrebbe fare la violenza, punto. Ah, ma come fai? No, non c'è come fai, non c'è come fai, secondo me è inutile dire sono contro quel tipo di violenza, sono contro, perché secondo me da scemo quale sono, andando contro una determinata violenza stai mettendo quella violenza più in alto rispetto ad altre, gli stai dando più importanza. Poi tu dici, ah no, non è vero, io perché in questo momento sto parlando di questa violenza, e allora perché non ti metti a fare le parate contro la violenza in generale? No, contro la violenza della donna, perché la violenza contro la donna è inaccettabile. E io dico sempre, perché le altre che sono accettabili, ma cazzi tuoi, a quel punto cazzi tuoi, vabbè. No, la violenza contro le donne è inaccettabile. Se tu vai, Amber Heard quindi ha fatto una cosa che, dai, sì, brava, sì, complimenti, no, perché lei non l'ha fatta contro una donna, l'ha fatta contro un uomo, ci siamo, è tutto normale. Come dice Joker, è tutto secondo i piani, no? Ma quando una cosa è fuori dai piani, tutti vanno nel panico. Perché? Perché mettiamo in primis il nostro senso di pietà, no? A noi, la donna è debole fisicamente, che pietà, no? Se c'è qualcuno che ci fa qualcosa, un stronzo, perché sei andato contro un indifeso, stessa cosa contro i bambini, bastato. Stessa cosa contro i disabili, stessa cosa contro chi cazzo di chiunque abbia avuto un tipo di discriminazione in passato, eccetera, oppure che ha una debolezza nel presente. Che cazzo, ragazzi, la violenza va bene in generale, non è che se la fai a Golia allora quello sei un stronzo, pezzo di merda, perché è muscoloso, è tutto corazzato, sì, bene, appena, sì, stronzo, bastardo, sì, bastardo, no, non è così. Atena. No, porca puttana. Atena. No, pena. Atena, ho sentito, God of War, scusate. Una pena, dove Atena. No, God of War, scusate. Cioè, capito, è una cosa che non sopporto, sta cosa dell'attivismo per genere, per etichetta, per cosa, ma vaffanculo, ma vai per un concetto, non andare per etichetta. Se poi a te ti viene più semplice, che ti posso dire? Però ragazzi, dai, non si può, no, adesso giustionate, adesso
su un'altra categoria da non discriminare, tra poco su Twitch ci sarà come regola, non puoi insultare gli ustionati, perché non si possono insultare i veterani. Ad agosto non mi possono dire niente nessuno allora. Certo che se ci ustioniamo noi, guarda, cioè... Silvio Berlusconi. No, perché è vero, siamo neri noi. Questa mi lavora, sono un po' fatto. Ma comunque, questa cosa qua, cioè anche questa, gli insulti contro i veterani, ma lo sapete perché? Ma voi ci siete arrivati del perché c'è l'insulto contro i veterani? Sembravano tutte splendide. Perché siccome Twitch è di nascita americana, chiesa di campagna, fate 2 più 2, fate 2 più 2 e ci arrivate, no? I veterani sono fissati con i veterani, ma sono fissati. Ma qui noi ce ne fottiamo, ma lì sono fissati dal veterano di guerra, ragazzi, è Dio. È Dio sceso in terra. Ha fatto la guerra per il paese. Ha fatto, minchia, ha fatto la guerra per il paese, per questa idea, è morto per servire il paese. Cazzo, che siamo a Sparta? La porca puttana. Cioè, questa cazzo di concezione l'abbiamo buttata via millenni fa noi, eh? No, non esageriamo, secoli fa. No, non è. E ve ne rendete conto della malattia di una cazzo di concezione del genere? Cioè, tu chi cazzo stai servendo? Precisamente, tu andando in Iraq a sparare a gente, che cazzo stai facendo? Cioè, a chi hai aiutato? Perché hai risollevato l'economia del paese? E chi è più stronzo? Quel bastardo, quel povero bastardo che stava in Iraq e moriva di fame? O tu che ci sei andato a rompere i coglioni? Fammi capire. No, però tu sei un veterano di guerra, bello, un bello omicida sterminatore di mazze, che in più in America non è che è obbligatorio, è volontario, quindi sei tu lo stronzo che ci sei andato appositamente in Iraq a rompere i coglioni. Parlano dei vecchi forse, tipo Vietnam... Ma anche il Vietnam era volontariato, tu ci andavi perché andavi lì, perché volevi andare, mi pare, non lo so, ti direi una stronzata. Una parte erano volontari, questo ne sono abbastanza sicuro. Un'altra parte forse no, però non mi ricordo adesso bene. Però poi ragazzi, siamo al capitolo finale dei ricordi di Desmond, è stato molto più veloce del previsto, quindi faremo anche l'archivio perduto stasera. Queste sono cose sulla vita di Desmond, insomma, racconta di quando era piccolo, poi ha fatto il barman, gli piaceva la figa, poi mentre gli piaceva la figa, mentre andava alla festa in discoteca viene rapito da quella gran troia di Lucy. Sta strozza. Cioè, allora ma comunque quindi questa cosa qua lo scopriamo nell'archivio perduto, perché la Mela ha deciso di uccidere Lucy, di sacrificarla, e perché Silvio Berlusconi, importante sapere perché Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi e poi gli ha continuato a piacere. Comunque testimone ha scritto devo andare un secondo, torno dopo, quindi Silvio Berlusconi. Comunque grazie a me che stai animando un po', perché da solo sarebbe stato un tagliamento di me. E dicevi tutto un processo. Non volevo ammettere che progredisse. Parlavamo di volontariato, Twitch, di guerra. Ah sì, perché era vuota senza i vecchi amici. Voi comunque, anche se non erano volontari, poi, buona parte degli americani era lì perché voleva andarci, perché erano dei grandi, perché loro si sentivano, se tu ti guardi, che ne so, anche le robe su Capitan America, che lui va lì e fa, sì, io voglio diventare un soldato per l'America, quella cosa era comune, cioè quella cosa era comune. Sì, vabbè, era comunque la seconda guerra mondiale, uscire il cazzo. Sì, anche lì, nella seconda guerra mondiale, sì. No, andiamo a combattere perché i giapponesi bastardi sono andati a Pearl Harbor, tutte queste cose qua. No, cazzo, tu non sei il salvatore del mondo. A volte penso che se non avessero attaccato Pearl Harbor non si sarebbero mai mossi nemmeno su un mignolo degli americani. No, quando mai? Ma zero, completamente. Sì, loro, mossi in guerra, questo cazzo. Ma loro già l'avevano detto. Che cosa ce ne frega? Vabbè, avevamo dichiarato la neutralità nel 36. Certo, non c'è tempo. Ma per carità, ma puoi fare quello che cazzo vuoi. Però, porca puttana, non si fa vedere come il salvatore del mondo. Sono ricordi del primo Assassin's Creed, ragazzi.
Ricordi il primo Assassin's Creed? Mi fai vedere che cosa è successo? Niente, Vidic sì, diceva, vogliamo qualcosa nei suoi ricordi, nel suo passato. Vidic nel primo. Questo stronzo. Dice, ma vabbè, questo è quello, no? Dico, non ti fai passare come salvatore del mondo, tu che sei del cazzo. E poi questa malattia ce l'hanno tutti. Come vedete, questo attivista si sente attivista, perché sicuramente questa nel suo pomeriggio non aveva un cazzo che fare. Quindi questa qua dalla foto si vede immediatamente che è una persona che fa di tutto semplicemente perché vuole prendere una posizione all'interno del mondo, perché si sente sola, perché si sente inutile. Che è questo che fa? Prende tutte quante quelle cose. Perché Silvio non l'ha castigata. Perché Silvio non l'ha castigata. Mi dispiace. Non è del suo tipo. Evidentemente. Effettivamente è così, va. Non sembrava molto il tipo di Berlusconi. Ma comunque. Come diceva? Com'è? Basta che me la dai? Com'è che diceva Silvio? Basta che te la dia. E che. ci sono quelli là che gli fanno Silvio, è la mora o la bionda, e lui tutte e due, basta che te la diano. Oppure ho visto un video di lui che dice a una ragazza, ma quale porti la docentesima di seno? Ah sì, vabbè, ma bellissimo, un essere amorfido, un maschio onesto, Silvio, dai. Ma diciamo, cioè, essere maschio onesti gli piace la figa, diciamo così. Sì, ma il problema è, diciamo, vabbè, che gradisce una coppa di figa. Sì, il problema è quando poi va ai fatti. Beh, se parliamo di Ruby, se parliamo anche di quella, c'è un video di lui che va a un certo punto, quando era presidente del consiglio, forse addirittura, che proprio sì, grande, vada una vigilessa nel frattempo che sta facendo una multa, non mi ricordo a chi, o forse a lui stesso, non mi ricordo. Lui gli passa, gli va dietro e gli fa il gesto dell'inculata, praticamente, e poi se ne va. So che i miei giorni più lieti sono scioccante, cioè, grande le vigilesse. Sono piccole chicche del grande Silvio, lo stronzo di Berlusconi. Sì, grande Silvio, grande. Oh, vabbè, non mi toccare a Silvio, che è grande ispirazione per noi maschietti. Ispirazione per noi maschietti, per noi etero maschi. No. Per un giovane stagionato. Era per un vecchio ma dal cuore giovane, una cosa del genere. Sì, una cosa del genere, sì. Ma comunque, quindi, questa cosa qua. Questa qua, niente. Cioè, probabilmente era anche qua, vegana, visto che aveva il cane nella foto profilo. Ma quello che è, questo animalista, sicuro. Una di quelle che ti rompe il cazzo se ti mangi la Fiorentina. Sì. Sono un assassino. Se ti mangi la squadra di calcio, la Fiorentina. Proprio. Sei un testa di cazzo, ma. Sì, lo so. Mi adopero e mi sforzo per esserlo ancora di più. Ma. Quindi che serve qua, ragazzi, non si può. La cosa che mi dà ancora più fastidio. Sono loro che ci vanno da presso. Cazzo, ci vai da presso. Ma vaffanculo. Io spero che l'abbiano fatto perché. Per manovra di marketing. Abbiamo visto. Allora. Tutti presi, wow. Ho preso foto tutta la sequenza. Mi sa che si va all'archivio perduto, amici. Cioè, loro sicuramente hanno detto: guardate, allora, ragazzi, se a noi questa ci rispondiamo bene, tutti gli attivisti, gli animalisti, eccetera, eccetera, robe varie, ci andranno incontro. Dicono: vabbè, sì, comprano il gioco. Dicono: no, guarda che brava Ubisoft. Tanto gli altri se la intappano nel culo, perché tanto se lo fanno lo stesso. Ma ragazzi, perché tanto chi crede che un'opera d'arte debba essere lasciata così com'è, che non debba aver rotto i coglioni perché non ha senso che gli si rompe i coglioni a un'opera d'arte per X motivi? Tanto se la va a vedere lo stesso, perché quella è l'opinione, quindi. Bene, loro hanno fatto una furbata l'hanno fatta, però dico io, cazzo, tiratevi un po' la spina dorsale,
Abbiate i coglioni, porca. Forse l'archivio perduto, ragazzi. Non mi ricordo come l'archivio perduto. Forse è come questo, ma su Clay Kaczmarek. Vediamo. Forse sì. Fino alla Bestarga ha utilizzato 17 soggetti come cavi del progetto Animus. Questa è la storia del soggetto 16. Forse è identica, ma ricordo uno. La fine è solo l'inizio. Ah, possiamo muoverci. Mi sa che sì, è verosimile, ragazzi. Come Desmond. Vabbè, sì, visto questo è l'episodio delle esplorazioni in prima persona, stile simulatore. Sì, ragazzi, mi sa che è uguale. Va bene, Matteo, bestemmia. Allora, siamo d'accordo. Raggiungi l'obiettivo e cosa? No, puoi fare quello che vuoi. Puoi parlare, come prima, solo che col soggetto 16 invece che con Desmond. Che palle. Ma quindi proprio, questo è proprio l'episodio con le esplorazioni. Quindi mi sa che potrei finire stasera io. Questo, ragazzi, è il funerale del soggetto 16. E si va in tomba! Però figo, eh. Si vede che gli LC. Tutti ci siamo alzati e abbiamo scritto il nostro. Il doppiatore di Gohan! Da bambino. Hai sentito tuo figlio? Il bambino vuole andare nello spazio. E anche stipendio. È stato Mattarella a dirci. Ricevono l'opportunità che ti sto offrendo. Che c'è Mattarella? Che noi possiamo venire in Italia. Matteo Renzio. Gucci Boy. Silvio Berlusconi. Na na na. Tutti lamentabili di Revelation, di Brotherhood, ma Revelation più corto sarebbe venuto. Ma stranissima sta cosa. È venuto 5 episodi compreso di DLC. Quattro episodi e non ho saltato niente, anzi. Non sono stato abbastanza. Che cazzo? E sarai uno di noi. Una piattaforma. Sì, dicevamo. Questa qua è una di quelle che rompe il cazzo se ti mangi la Fiorentina. Ma sì. Ma sicuramente. Ma in generale, già vabbè, il discorso sui vegani l'ho fatto la volta scorsa. C'è anche nel best of Twitch. Ma per carità, io ribadisco. Ognuno fa il cazzo che vuole, certo. Ognuno fa il cazzo che vuole, ragazzi. Anche questa può dire quello che vuole. Però, dietro, una volta che poi lo dice, non scassa il cazzo e si piglia tutto quello che gli dicono pure le altre persone. Veramente. Io lo capisco in parte. Ubisoft, perché dal punto di vista di marketing ha senso fare quello che ha fatto. Posso dire altrimenti, però diciamo che sta sul cazzo che tutti poteva anche non rispondere, secondo me, perché veramente è una critica talmente sterile questa qua sulle ustioni, dimandando se le tenuti buoni, perché ma tu devi leggere i commenti del tweet e dici ma che cazzo i problemi hai, compà, ma non c'è niente di male una descrizione del genere. Ma quando pure, gente oppure dice protagonisti di opere come il mostro di Frankenstein sono sfigurati, ma nessuno ha rotto il cazzo. No, perché l'importante non è che siano sfigurati, l'importante è che quello lì, che loro abbiano detto che sia orribilmente bruciato, quindi aggiunto. Ma l'aggettivo... il mostro di Frankenstein è un pugno a questo tipo di critica che ha fatto lui, al contrario, che lui che nasce mostro muore mostro. Sì, sì. Poi è proprio un pugno in faccia da sta rottura di cazzo. E lui ti dice, ma infatti è un romanzo vecchio, anacronistico, privo di valore. Anche questo ci devi mettere. Ci devi mettere che è un romanzo vecchio. Ma in che ho senso? Ho capito. Scusa, no, dico, lui ti direbbe questo. Ti direbbe questo, no, un romanzo vecchio, porta valori vecchi, anacronistici. Rottura sì, di cazzo. Questo lo direbbe sicuramente. Ma
Boh, vada, io non capisco cosa ci sarebbe da cambiare in queste cose, sinceramente. Niente, non niente, ah, niente, 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 niente. Ma è come la pensiamo noi, cioè non cambia un cazzo. Cioè, non è che... Io detesto quando la parliamo, come tutta la lotta diventa estremismo, cioè proprio ogni cosa deve essere motivo di creare una discussione inutile. E pensare che la Ubisoft voglia creare discriminazione su una bruciatura. Cioè, sulla bruciatura vuoi creare discriminazione. Che cioè, a dire uno bianco. Mi lagga tutto, mi disp testimone. Tipo la Mulino Bianco lo voglio, un mondo buono. Cioè, veramente, qualcosa di... Ma sotto questo punto di vista ogni cosa può essere preso di mira. Cioè, io posso dire in questo gioco vengono utilizzate solamente mattonelle di marmo. Non c'è verde serpentino e allora hanno fatto una discriminazione nei confronti dei minatori di Prato. Ma che cazzo dici? È lo stesso principio. È quello, ma è così. Cioè, perché ti dico mattonelle perché siamo mattonelle di marmo, quindi dico... Sì, sì, marmo, no, perché, vabbè, vuoi dire, potresti anche costruirci e dire, boh, è tutto marmo e non c'è legno. Arenaria, non c'è il lapislazzulo. Non c'è il legno e quindi tu stai facendo una critica ai poveri. Perché non c'è il legno? Perché il legno non ha la stessa importanza? Ma che cazzo significa? Ma che vuol dire? Ma ce l'hai vista tu questa collegamento? Per fare il tavolo ci vuole il... Ma ragazzi, per questo qualsiasi collegamento ci si può vedere come lo si vuole. Cioè, se si vuole si può vedere un collegamento dove si vuole, ma... è sterile come cosa. Sterile. Cioè, e tanto per fare, ripeto, questa qua è evidente, è evidente che la persona che... No, è crash del gioco!